parte dalla giuria qui presente. Ricordiamo Moreno Ubaldi, Serena De Angelis e Vincenzo D'Amico. Che è sta applauso? Più forte! Io sono ragazzo applauso, insomma. Sì, sei un clapman in poche parole. Allora, iniziamo subito con la premiazione del miglior cosplay maschile. Siete pronti? Vedo tutti distanti. Siccome non abbiamo il rullo di tamburi, c'ho i zoccoli apposta. Allora, rullo di tamburi. Miglior cosplay maschile, Brooke! Un grosso applauso! Vieni qui sul palco! Un attimo di tempo! Aiaggi! Mi sa che si è perso qualche osso. Salve Dio. Brooke è morto, ragazzi. Brooke è morto. Ancora non sale sul palco, ragazzi, sto preoccupando sul serio. C'è un certo soaking spiritoso là. Eccolo! Facciamo un grande applauso! Un grandissimo applauso! Prego Marge! Consegna della targa, falla vedere. Fai vedere la targa. Francesco. Allora, chiediamo per prima cosa a Brooke di farci vedere. Vediamo la maschera. Francesco. Margia aiuta Brooke a tenere la maschera. Oh. Oh. Ragazzi, una, meglio con la maschera o senza? Senza, ok. Allora Mirko, vediamo un po', come è cominciata la tua passione per il cosplay? Circa 4 anni fa. Prego. Circa 4 anni fa, tramite una mia compagna di classe. Raccontaci insomma, come fai a costruirti i tuoi accessori, le tue armi? Beh, cerco di fare il possibile per fare le armi. Certo, cerco di fare quello che riesco a fare, però come si ha. Praticamente un fai da te, come facciamo più o meno tutti i cosplayer qui presenti. Viene. Benissimo, un altro applauso. Facciamo un altro applauso a Brooke. Un attimo, cioè abbiamo ancora uno scheletro da nascondere nell'armadio. Sì, se vuoi puoi metterti lì seduto. Ti abbronzi un pochino che ti vedevo un po' pallido prima.